Ciao cari futuri progettisti, anche oggi facciamo un po' di esercizi di matematica. Sono gli esercizi che mi ha mandato un vostro compagno. Ricordati che anche tu puoi mandarmi i tuoi esercizi con cui hai qualche difficoltà per tutte le materie tecniche, elettronica, fisica, matematica, eccetera. Condividi questo video con i tuoi amici, soprattutto con quelli che potrebbero avere delle difficoltà in matematica. Oggi vedremo alcune espressioni che contengono il quadrato di un trinomio e le potenze arbitrarie. Andiamo subito al primo esercizio, l'esercizio numero 426. A al cubo più A al quadrato più 1 al quadrato meno A al seconda meno 1 al cubo meno 4 A alla seconda più 1 alla seconda più 3a più 1 che moltiplica 3a meno 1 più 3 uguale. In questa espressione abbiamo un quadrato di un trinomio, un cubo di binomio, un altro quadrato di binomio, un prodotto notevole e un termine noto. Mettiamo su ogni riga l'equivalente di ogni parte di questa espressione. Se non ti ricordi come si sviluppa il quadrato di un trinomio, puoi sempre vederlo come un trinomio che moltiplica se stesso. Quando incontri un polinomio che moltiplica un altro polinomio, per risolverlo è sufficiente ricordarsi che ogni termine del primo polinomio deve moltiplicare tutti i termini del secondo polinomio. Vediamo come si fa. Questa prima lettera A deve moltiplicare singolarmente prima A, poi B e poi C. Quindi diventerà A al quadrato più AB più AC. Più adesso tocca alla B. Devo moltiplicarla prima per A, poi per B, poi per C. Quindi AB più B quadro più BC. Più rimane la C che deve moltiplicare singolarmente tutti i termini del secondo trinomio. Quindi AC più BC più C quadro. Se andiamo a raccogliere i termini simili ci accorgiamo che abbiamo due volte AB, abbiamo due volte AC e abbiamo due volte BC. Quindi possiamo dire che A più B più C al quadrato è uguale al quadrato del primo termine più il quadrato del secondo termine più il quadrato del terzo termine 1, 2, 3 più due volte AB più due volte AC più due volte BC. D'accordo? Considerando questo tipo di soluzione, sviluppiamo questo quadrato di trinomio. Quindi abbiamo A al cubo, ancora al quadrato diventa A alla sesta, 3 per 2 fa 6. Gli esponenti si moltiplicano, 3 per 2 è 6. Più A al quadrato, di nuovo al quadrato diventa A alla quarta, più 1 più due volte A al cubo per A al quadrato diventa A alla quinta, più due volte ancora A al cubo per 1 rimane A al cubo, più due volte A al quadrato per 1 rimane 2A al quadrato più. Ora sviluppiamo questo cubo di binomio. Per sviluppare il cubo del binomio ci viene incontro il triangolo di Tartaglia. Essendo un cubo dobbiamo utilizzare i coefficienti 1, 3, 3, 1. Facciamo attenzione che c'è un segno meno, quindi tutti i segni dovranno essere invertiti. Quindi meno A al quadrato elevato al cubo diventa A alla sesta, più A al quadrato, di nuovo al quadrato, diventa A alla quarta, che moltiplica meno 1, quindi il segno è giusto il più, moltiplicato 3 volte per il coefficiente del triangolo di Tartaglia, meno 3 volte A al quadrato per meno 1 A al quadrato, che diventa più 1, quindi il segno è giusto il segno meno, più 1, che sarebbe meno 1 al cubo, quindi meno 1, con il meno davanti diventa più 1. Poi sviluppiamo questo quadrato di binomio. Attenzione che c'è un meno 4 davanti, quindi il meno 4 dovrà moltiplicare tutti e tre i termini del quadrato di binomio, cioè A al quadrato, di nuovo al quadrato diventerà A alla quarta, quindi meno 4 A alla quarta. Poi ci sarà 2 A quadro, che dovrà moltiplicare meno 4, quindi meno 8 A quadro, meno 4. E poi abbiamo il prodotto notevole, quindi più. Abbiamo 3a più 1 per 3a meno 1, non è altro che il quadrato del primo meno il quadrato del secondo, cioè più 9a
al quadrato meno 1 al quadrato, che rimane 1. E poi abbiamo il più 3, questo qua. Ora che abbiamo tutti i termini semplici, non faremo altro che raccogliere i termini simili. A alla sesta con meno a alla sesta si semplifica. Procediamo calando la potenza della a progressivamente. Quindi 2a alla quinta, c'è solo un termine, quindi lo scriveremo 2a alla quinta. Con a alla quarta ne abbiamo 1 qui, più 3 fanno 4, meno 4, via, a alla quarta sparisce. A alla terza, 2, e non ne abbiamo altre, quindi con a alla terza dobbiamo prendere solo più 2a alla terza. Come a alla seconda ne abbiamo 2 qui, meno 3 diventa meno 1, meno 8 diventa meno 9, quindi più 2 meno 3 fa meno 1, meno 8 fa meno 9, più 9, via. Anche questi, i termini in a alla seconda, si semplificano. Poi abbiamo più 1 con meno 1 si semplificano, 1 più 3 fa 4, meno 4, anche questi si semplificano. Quindi la soluzione di questa espressione è 2a alla quinta più 2a alla terza, che possiamo anche semplificare raccogliendo 2a alla terza in questo modo, 2a alla terza che moltiplica a alla seconda più 1. Andiamo a verificare se la soluzione è corretta. Esercizio 426, 2a alla quinta più 2a alla terza. Perfetto. Adesso risolviamo queste altre due espressioni che sono un pochino più divertenti. La 436 dice così, parentesi quadra, parentesi tonda, x elevato alla n più 1 elevato a sua volta alla n più 1 diviso x alla n meno 1 elevato a sua volta alla n più 1, chiusa la quadra, diviso di nuovo x alla n elevato alla seconda più x alla n più 1 al quadrato diviso x alla n meno 1 tutto al quadrato. Questa espressione, che sembra molto difficile, vediamo come possiamo trattarla. Uguale. Innanzitutto, quando abbiamo un esponente elevato ad un altro esponente, possiamo dire che la base va elevata al prodotto dei due esponenti. Quindi questo primo termine diventa x elevato alla n più 1 per n più 1, va bene? Questo diviso possiamo scriverlo in questa maniera. X elevato alla n meno 1 che moltiplica n più 1, va bene? Diviso x elevato alla 2n più, portiamo questo segno di uguale alla stessa altezza della linea di frazione. Qui abbiamo un'altra linea di frazione dove sopra c'è x elevato alla 2n più 1 diviso x elevato alla 2n meno 1. Va bene? A questo punto x elevato alla prima potenza, quindi n più 1 per n più 1, cioè n più 1 al quadrato, meno n meno 1 per n più 1, va bene? Diviso x alla 2n, quindi meno 2n all'esponente, perché la base è sempre la stessa, più, quando si somma non si possono raccogliere gli esponenti, x elevato alla 2 che moltiplica n più 1, apro la parentesi quadra, meno n meno 1, tra parentesi, questo n meno 1 diventa meno n meno 1, quindi ho raccolto il 2 che moltiplica n più 1 del termine di sopra meno n meno 1 del termine di sotto. A questo punto, uguale, andiamo ad analizzare che cosa c'è qua sopra. N più 1 per n più 1 lo possiamo sviluppare come n più 1 al quadrato, quindi x che moltiplica, lasciamo la parentesi quadra all'esponente, abbiamo n quadro più 2n più 1. Qui abbiamo un prodotto notevole, n meno 1 per n più 1 diventa n quadro meno 1, che con il meno davanti diventa meno n quadro più 1, e poi abbiamo meno 2n.
poi abbiamo un più e abbiamo x elevato alla 2, parentesi quadra, n più 1 meno n, e questo meno diventa più perché con il meno davanti alla parentesi diventa più 1, uguale. Vediamo che qua abbiamo la possibilità di semplificare n quadro con meno n quadro, 2n con meno 2n, 1 più 1 fa 2, quindi uguale x quadro, 1 più 1 fa 2, più x elevato, anche qui abbiamo n meno n che se ne vanno, e rimane 1 più 1 fa 2 per 2, 4, x quadro più x alla quarta, che possiamo scrivere anche come x quadro che moltiplica x quadro più 1. Andiamo a vedere la soluzione proposta dall'esercizio. L'esercizio 436, x quadro più x alla quarta. Esattamente. Ed ora andiamo a risolvere l'esercizio più divertente di tutti, ovvero quello che in teoria dovrebbe essere il più difficile. L'esercizio numero 437. 437 dice così: a alla n meno 1 al quadrato che moltiplica a alla n più 1 al quadrato meno a alla n che moltiplica a alla n meno 1 tutto elevato al cubo meno a elevato alla 2n che moltiplica 3 a alla n meno 5 uguale. Perfetto, qui abbiamo subito un bel prodotto notevole a al quadrato. Ci ricordiamo che quando abbiamo a meno b che moltiplica a più b, lo possiamo ridurre ad a quadro meno b quadro. In questo caso la potenza ennesima si raddoppia all'esponente, quindi diventa a alla 2n meno 1, 1 al quadrato rimane 1. Questo prodotto notevole ce l'abbiamo due volte, perché abbiamo il quadrato su entrambi i termini. Poi abbiamo un cubo di binomio. Ricordiamoci sempre che con il cubo di binomio dobbiamo pescare questi coefficienti del triangolo di Tartaglia, 1, 3, 3, 1. Quindi, facendo anche attenzione al segno meno, abbiamo meno a alla n. Facciamo una cosa, risolviamolo un po' per volta, per evitare di fare troppi passaggi tutti insieme. Quindi abbiamo a alla 3n meno 3 a alla 2n più 3 a alla n meno 1. Ci ricordiamo che il meno 1 quando diventa al cubo ritorna ad essere meno 1, mentre quando è al quadrato diventa più 1. Più meno a alla 2n che moltiplica 3 a alla n meno 5. Questo riscriviamolo momentaneamente così. Uguale, uguale. Sviluppiamo tutta l'espressione. Allora, questo è nuovamente un quadrato di binomio, quindi a alla 2n al quadrato diventa a alla 4n. Va bene? Meno 2a alla 2n più 1. Meno, adesso questo termine a alla n moltiplicherà singolarmente tutti i termini che sono dentro la parentesi per la proprietà distributiva della moltiplicazione, quindi a alla 4n meno per meno fa più 3a alla 3n meno 3a alla 2n più, perché meno per meno fa più, a alla n meno 3a alla 2n per a alla n diventa a alla 3n meno per meno fa più, più 5a elevato alla 2n uguale. A questo punto andiamo a cercare i termini simili. Con 4n abbiamo a alla 4n meno a alla 4n. Via! Con a alla 3n abbiamo 3a alla 3n meno 3a alla 3n. Via! Potenza 2n abbiamo meno 2, meno 3 fa meno 5, più 5, via! Anche questi si semplificano. Poi abbiamo più 1 e abbiamo più a alla n. Quindi il risultato sarà a alla n più 1. Andiamo a verificare l'espressione 437 come soluzione porta a alla n più 1.
Perfetto, anche per oggi abbiamo risolto tutti i vostri esercizi. Metti un bel like se ti è stato utile, così anche i tuoi compagni troveranno facilmente questo video su YouTube. Ricordati di condividere questo video nei tuoi canali social e con i tuoi amici che possono avere delle difficoltà in matematica. Ti ricordo che mi trovi su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, su Instagram e su CamTV. Mandami i tuoi esercizi che non riesci a risolvere, di matematica, fisica, geometria, elettronica o altre materie tecniche. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Se raccogliamo a questo che rimane il 2a alla seconda, possiamo anche scrivere la soluzione come 2a alla seconda che moltiplica a al cubo